Pensavo peggio, anche perché le tracce non sono state, cioè a me non sono piaciute particolarmente, No, non manca so a me. da te. E ho scelto la tipologia C, numero 2, che parlava di Gino Bartali, che durante il famoso ciclista che ha vinto anche il Tour de France, che diciamo, ha combattuto durante la seconda Sì. guerra mondiale, no? E niente, non so. No, anch'io la tipologia C2, sinceramente le altre non le manco lette, subito C2, perché tanto sapevo che le altre non si può Sì, fare, non si può fare è uscito poco. anche Ugaretti, è uscito Mi una sono poesia del Quarto buttato Sepolto. subito sulla C2 e ho fatto quella, boh, subito. Sono la testa su quella, vero. Ora la seconda prova e poi il temutissimo orale, cosa ti mette di più? Io temo di più l'orale, perché seconda prova, cioè, la vedo meno tesa. Cioè, l'orale è la prima volta che c'è questo tipo di orale. E più difficile secondo me rispetto agli altri, perché bisogna collegare tutto tramite lo spunto e basta. No, devo dire che è andata abbastanza bene. E io ho scelto un tema, diciamo, sul livello artistico e pensavo che fossero magari sull'ambiente, anche siccome c'è stato il discorso di Greta Thunberg, eccetera, eccetera, e io mi sono trovata bene. Sì, dai, ho scelto l'ultima traccia, la C2, perché mi sembrava quella un po' più boh, carina, le altre non mi piacevano. La C2 era? Era una su Gino Bartali, che è stato tipo un ciclista che portava i documenti falsi agli ebrei. C'era un po' da contestualizzare cioè, il rapporto fra sport, società e storia, eccetera. Ragazze, com'è andata e cosa avete scelto? Allora, io ho scelto l'eredità del Novecento, è andata molto bene, era un tema ampio, quindi potevo spaziare sia dal punto di vista storico che letterario, e erano delle belle domande, quindi c'erano molte riflessioni da fare e è stata una bella scelta. E io invece ho scelto la tipologia, l'analisi del testo e ho scelto Ungaretti, tratto dal Porto Sepolto e l'Allegria. E niente, era un testo non troppo semplice, ma nemmeno troppo complicato, avendolo già studiato comunque è stato abbastanza, cioè, abbastanza facile, sì. Ho toccato diverse tematiche anche al di fuori di Ungaretti stesso, ma e i suoi contemporanei. Cosa vi aspettate ora dalla seconda prova e poi dal temutissimo orale? Allora, domani seconda prova, noi siamo linguistico e abbiamo da fare sia tedesco che inglese. Speriamo che inglese non sia troppo difficile. Io spero in tedesco, grazie. Sì, entrambi diciamo. Però sì, si potrebbe fare. 6 ore sono magari un pochino poche, ma si riesce. Sì, più che altro il problema è il tempo, perché in 6 ore fare 2 lingue è abbastanza difficile, anche perché devi cambiare comunque totalmente la mentalità e sono due testi completamente diversi, quindi vai a parlare di due argomenti magari anche opposti ed è difficile. Per l'orale invece dovete presentare il progetto di alternanza scuola-lavoro, se non sbaglio, e poi queste temute domande totalmente casuali quasi. Sì, infatti dobbiamo presentare l'alternanza, che è una grande fetta comunque del nostro orale, anche se non sappiamo ancora come andremo a farlo, probabilmente tramite PowerPoint, così ci aiuta ed è comunque, sì, ci aiuterà sicuramente. E le domande, noi non sappiamo veramente niente, c'è questa busta che noi pescheremo e nel caso in cui qualche materia non si collegasse con la busta, ci verranno fatte queste domandine che non sappiamo veramente da dove escono e di Esatto. cosa saranno sicuramente, probabilmente fisica perché non è collegabile a niente. Io ho scelto la A1, cioè la comprensione del testo, diciamo. Io spero che sia andata bene, cioè. Sì, spero che sia andata bene, spero. E sono appena uscita da questa prima prova, che pensavo andasse decisamente peggio perché secondo me, le tracce,
non erano così male, cioè secondo il mio punto di vista l'anno scorso, confrontando le prove di quest'anno con quelle dell'anno scorso, non erano poi così terribili, cioè ci hanno dato comunque la possibilità di argomentare molto su varie tipologie di argomenti e speriamo che sia andata bene, dai, domani. Tu cosa hai scelto e adesso che cosa temi di più di ciò che arriverà oppure sei fiducioso? Allora, ho scelto la tipologia B2 che parlava dell'illusione della conoscenza dell'uomo. Ma adesso non sono timorosa perché sono fiduciosa di quello che ho scritto, di quello che ho fatto e spero che piaccia anche alla prof che correggerà il mio tema. E niente, domani affronteremo poi le prove di indirizzo, quindi con inglese e francese per quanto riguarda la mia classe, la mia prova. Mi dici, scusa, che liceo, che indirizzo fai? Indirizzo linguistico e facciamo inglese, francese e tedesco come lingue e domani in seconda prova abbiamo inglese e francese.